4. Buonasera, buongiorno a tutti, benvenuti, nuovo appuntamento in diretta dal City Bar Tergesteo. Anche quest'oggi, mercoledì 15 maggio, siamo in diretta, qualche minuto di ritardo, ma ci siamo anche quest'oggi. Finalmente, per il secondo giorno consecutivo, siamo in diretta dai Dehors esterni, per cui anche quest'oggi il tempo ci ha graziato, siamo ben contenti di questo. Con noi abbiamo un ritorno, un lieto ritorno sui nostri schermi. Abbiamo con noi il consigliere comunale di Insieme ai Liberi, nonché candidato con Libertà per le elezioni europee nella circoscrizione nord-est, Ugo Rossi. Bentornato, Ugo. Grazie, buongiorno a tutti. Ugo, ovviamente, diciamo, abbiamo il tema dell'Europa è quello principale. Insieme ai Liberi si è unito a diverse forze, una quindicina, se non sbaglio. 19. 19, ecco, quasi azzeccato. All'interno di questa insieme di liste Libertà, come mai questa decisione? Beh, allora, noi avevamo iniziato a raccogliere le firme come Insieme Liberi e abbiamo cercato, dopo mesi di lavoro, a unire il fronte antisistema come abbiamo fatto alle regionali. Poi una certa siamo partiti perché c'erano da raccogliere 150.000 firme in questi 6 mesi di tempo che andavano da novembre a fine aprile. Dopodiché Fratelli d'Italia in Parlamento ha cambiato con un emendamento la normativa a un mese e mezzo dal voto, tagliandoci fuori anche il nostro piano B, che era le esenzioni estere, perché comunque la raccolta firme era molto difficile, perché non bastavano raccogliere 150.000 firme, ma dovevi avere anche il minimo in tutte le regioni, e avevi regioni come la Val d'Aosta e il Molise, dove 3.000 firme comunque erano tantissime. A quel punto c'è stata un'apertura del sindaco di Taormina, Cateno De Luca, di Sud Chiama Nord, che era l'unica lista, diciamo, alternativa ai tradizionali partiti di sistema, per praticamente aprire il nostro fronte politico antisistema, che aveva lottato per la libertà, contro il Green Pass, contro l'obbligo vaccinale, che si batte per la sovranità monetaria, per l'uscita dall'Unione Europea, dalla NATO, dall'euro. Abbiamo fatto una riflessione interna, abbiamo avuto la possibilità di unirci anche altri gruppi come Vita, Sovranità, Movimento per l'Italexit. E abbiamo deciso di cogliere questa opportunità perché l'alternativa sarebbe stata non esserci e dare campo libero a forze politiche come Stati Uniti d'Europa in un momento storico particolare, molto difficile, in cui in Europa soffiano i venti di guerra. Ad esempio, ci sono candidati del PD che in questi giorni annunciano che queste elezioni europee saranno una costituente per un esercito comune. C'è Macron che manda le truppe al fronte già, e la NATO, dicono, ha già diciamo, le truppe in Ucraina. Quindi il conflitto si fa sempre più pesante, i fronti di guerra crescono anche in Medio Oriente, dove c'è un genocidio in corso dei palestinesi, già da mesi, che io ho denunciato in Consiglio Comunale più volte, eccetera. In più c'è comunque un'ulteriore discussione per cedere ulteriori parti di sovranità, quei brandelli ormai rimasti dell'Italia all'Unione Europea. Quindi era fondamentale essere presenti con una voce critica. E poi un altro punto importante, tematico, è la lotta ovviamente contro gli obblighi vaccinali, il Green Pass, che non è ancora passato perché attualmente a Ginevra stanno discutendo il trattato pandemico e in Unione Europea la nuova legislatura discuterà anche dei nuovi regolamenti sanitari, considerando che vorranno portarci con la scusa di nuove finte pandemie a nuove emergenze per legittimare misure liberticide ulteriori per mettere sotto controllo l'umanità e il popolo italiano. Era fondamentale rimanere lì e andare in Europa a fare rete con altri gruppi, partiti, di altre nazioni che la pensano come noi. Già qualcuno ci sta contattando dalla Svezia, dalla Spagna, dalla Bulgaria, da tutta Europa, e fare un gruppo antisistema come fece Farage all'epoca, che poi possa creare nel lungo periodo una massa critica popolare e avere una forza politica in Parlamento per uscire dall'Unione Europea, dall'euro, eccetera. Poi le tematiche sono tante, c'è anche la questione della Bolkestein, che interessa gli ambulanti, i balneari, a cui vogliono portare via tutte le concessioni,
già da anni la preparano, adesso con l'ultima sentenza del Consiglio di Stato è un tema che torna molto caldo. Benissimo, abbiamo fatto una prima panoramica, Ugo. Come sta procedendo la campagna elettorale di Libertà sia a Trieste che a livello regionale, visto che ricordiamo siamo in diretta anche su FFG Caffè? Beh, la campagna elettorale sta procedendo molto bene. Il fatto che comunque siamo uniti in tanti gruppi che sono magari più o meno radicati nei territori ci permette di essere molto capillari, quindi tutti i giorni ci sono attività, eventi in ogni angolo d'Italia. Abbiamo comunque una forza trainante che è quella di Sud Chiama Nord, che in Sicilia è una forza potentissima. Il Cateno De Luca addirittura è arrivato secondo, gli faccio i migliori auguri anche per una pronta guarigione, è stato dimesso da pochi giorni dall'ospedale, ha avuto dei problemi fisici. Però ci sono tante realtà, ad esempio il Popolo Veneto, il Grande Nord, c'è Vita, il Movimento per Italia Exit. Ciò ci permette di essere veramente tanto capillari. Cioè gli agricoltori, siamo riusciti comunque anche a unire categorie come noi ambulanti, noi agricoltori. E sta procedendo bene, anche i sondaggi comunque ci danno bene, addirittura sopra il 3% già. Le iniziative che avete in programma a Trieste in regione? Allora, di iniziative ne abbiamo moltissime. Il giovedì abbiamo il punto fisso a inizio di Viale 20 Settembre, lì della Fontana, abbiamo il nostro gazebo. Largo Bonifacio? Sì, Largo Bonifacio. Poi c'è l'appuntamento in Via Rossetti, abbiamo tanti incontri, ad esempio domani sera c'è un incontro col dottor Franchi, domani sera. Poi abbiamo tante iniziative anche a Udine, a Pordenone. Domani ad esempio sarò a Tabagnaco per discutere di agrivoltaico, che soprattutto nella pianura friulana è un tema molto sentito, visto che stanno continuando a mettere queste distese di pannelli fotovoltaici con i soldi pubblici, perché poi si utilizzano i contributi messi da Fedriga, dal centrodestra, a utilizzarli sono sempre i soliti noti, comunque le grosse aziende, non di certo i cittadini, e stanno praticamente distruggendo il paesaggio e piazzando questi pannelli fotovoltaici, che poi, come sta accadendo già in altre parti d'Italia, arriva l'azienda cinese, arriva il fondo speculativo straniero e di fatto poi vanno in mano loro. E un'altra iniziativa, sicuramente il 24 saremo a Udine per il grosso evento regionale con Sara Cugna, con Marco Mori, con Francesco Amodeo e con tanti altri candidati della lista Libertà, quindi l'evento centrale di questo tour, che si chiama Scateniamo la Pace, partirà proprio dalla nostra regione la prossima settimana. Come procede l'attività in Consiglio Comunale? L'attività in Consiglio Comunale procede bene, cioè più che altro noi possiamo denunciare e cercare di fare opposizione per quanto ce la lasciano fare, anche perché ad oggi abbiamo da discutere ancora mozioni presentate 2 anni fa, anche le interrogazioni, cioè il regolamento viene continuamente violato, quindi all'opposizione viene veramente non viene concesso nulla. Quello che riusciamo a fare quindi a livello in aula diventa molto difficile, soprattutto quando ogni consiglio comunale qualcuno si alza e dice siamo troppo stanchi, chiudiamo i lavori. Ad esempio, l'ultimo consiglio romano. Anche se gli ultimi consigli comunali, bisogna dire almeno 4-5 sono conclusi con l'opposizione che ha preso e andato via dall'aula. Tranne io, però. Io rimango sempre in aula. No, infatti, quello che a me indigna è che ogni volta questi consigli comunali si trasformano in pollaio, destra e sinistra che discutono di antifascismo e fascismo, quando i problemi dei cittadini sono altri. L'ultimo consiglio comunale avrei voluto chiedere l'anticipo di una importante mozione che avevo presentato mesi fa sull'aumento dei limiti dell'elettrosmog, che è una questione che tocca a tutti i comuni d'Italia. Mancavano pochi giorni proprio per la finestra che c'era aperta per la discussione in conferenza Stato e Regioni, in cui i comuni avrebbero potuto dire la loro. Solo che non si è potuto discutere perché c'è stata questa perdita di tempo di 2 ore tra centrodestra e centrosinistra, che sono battibeccati su fascismo e antifascismo. Poi, dopodiché, sono fatte le 21.30, per qualcuno la maggioranza, come al solito, è troppo tardi le 21.30, quindi fa mozione d'ordine e chiude i lavori. Io mi sono opposto a questa chiusura facendo presente agli altri consiglieri della maggioranza che invece c'era un tema molto importante, che era quello della salute dei cittadini, perché questi aumenti del limite dell'elettrosmog, con tutti anche i casi che aumentano
sul discorso degli elettrosensibili, quindi chi ha delle problematiche legate all'elettrosmog, era importante discutere in Consiglio Comunale, viste le scadenze che c'erano a livello nazionale. Perfetto, pian pianino stiamo avviando verso conclusione, Ugo, e ovviamente diamo anche due parole, 30 secondi, su chi sono i candidati di punta, il capolista nel Nord-Est. Allora, diciamo, il discorso capolista è relativo, anche perché è stato scelto un ordine alfabetico. Ci sono tanti candidati, ovviamente io e Giorgia Tripoli siamo candidati nel Nord-Est, copriamo soprattutto la regione del Friuli, Venezia Giulia, del Veneto, poi c'è Vito Comicini, ex deputato del Popolo Veneto, c'è Sara Cugnal di Vita, con cui ho condiviso tante battaglie in questi anni, Caterina De Luca e Laura Castelli sono candidati in tutta Italia, come ovviamente loro sono stati alla fine i federatori, avendo questa esenzione che hanno messo a disposizione di tutti. E poi c'è ad esempio Capitano Ultimo, c'è Marco Mori, Francesco Amodeo, anche addirittura Enrico Rizzi, l'animalista, ci sono i candidati noi agricoltori, degli ambulanti. Il 4% vi spaventa? Ma noi di Insieme Liberi non ci spaventa, anche perché lo scorso anno abbiamo addirittura superato il 4%, poi a causa di questa legge regionale che l'abbiamo chiamata FVG Porcellum, di fatto ci hanno bruciato 7.000 voti presidenziali, qualche voto è sparito nei seggi, siamo arrivati a un 3,98. Quindi di fatto come area antisistema uniti abbiamo già dimostrato che il 4% è la nostra portata. Con la forza anche di Sutiama Nord, che copre molto bene la Sicilia e il Meridione, per noi è comunque fattibile raggiungere questo 4%. Ovviamente non siamo di certo aiutati come i partiti tradizionali, che hanno spazi televisivi, mentre noi tutt'oggi, nonostante la par condicio, dalla TV e dai giornali veniamo comunque... Da noi no, perché... Benissimo, Ugo, anche perché insomma, ti abbiamo sempre avuto, anche quando non eravamo in par condicio ti abbiamo chiamato comunque. Fatti i servizi, certamente. Mi hai fatto pure cambiare foto del volantino. Sì, mi metti le foto... Te l'hai fatta a te quella foto, eh? È una foto tua, era, Tu ti metti le foto belle e mi metti... Scusami, ci vuoi vedere, insomma. Quelle professionali. Ecco, benissimo, questa foto qua comunque, sì. Quando eri giovane, questa foto in campagna elettorale. 2 anni fa. Cavolo. Devi aggiornarla, no? Con le nuove rughe che hai nel foto nel frattempo, i capelli bianchi. Ringraziamo ancora una volta Ugo Rossi, consigliere comunale di... Insieme Liberi, candidato libertà. In libertà, ecco, e invece i regionali era Vita, ogni volta. No, regionali Insieme Liberi. Insieme Liberi, quindi sì, Vita invece era alle politiche. Alle politiche, perché è difficile però ricordarsi tutto. Non è facile, dobbiamo unire. Bisogna mangiare più fosforo, così ci ricorda più facilmente. Esatto. Ringraziamo ancora una volta Liberi, candidato Ugo Rossi, nella circoscrizione Nord-Est. E Ugo lo ritroveremo prima della fine della campagna elettorale. Grazie Ugo, buon lavoro. Grazie Luca. Ciao.